grande attesa la sua prestazione, lui che è stato protagonista nella gara di andata, era una delle partite migliori fin qui. Eccolo Sneijder, eccolo qui. Sicuramente il giocatore più atteso con Ranieri, che adesso siamo tutti sotto esame, sicuramente parlava anche di Sneijder, perché è ovvio che da lui si aspetti molto lui. Beh, c'è ancora il tempo, ma comunque è importante per tante altre ragioni, cioè bisogna riprendersi, insomma, cominciare a far punti, e si è davanti al nostro pubblico, quindi devi fare delle cose che sono sia di riconoscenza a un pubblico che ci ha seguito sempre con attenzione e con passione, però insomma ci vuole anche un po' di fortuna, che questo io spero che arrivi, insomma. Questa importante sfida casalinga. Guarda, aiuto. Aiuto. Il capitano Zanetti chiama aiuto Nagatomo, che però avete visto, ascoltava la musica. Si è dovuto togliere le cuffiette per ascoltarlo. Tanti di assenze in casa nerazzurra, sono rimasti a casa Milito, Stankovic, Samuel e Alvarez. C'è Maicon, titolare dal primo minuto sulla corsia di destra. Titolare anche Ranocchia, ottava presenza. Anche del fatto che Moratti, credo a memoria, non abbia mai lasciato lo stadio a partite in corso, le chiedo. Che cosa sta succedendo all'Inter? L'abbiamo visto, non stiamo dando quello che è nelle nostre possibilità, stiamo attraversando un periodo particolare. Noi dobbiamo soltanto assumerci le nostre responsabilità e chiedere scusa al presidente, ai nostri tifosi, che perché fino al 2-0 ci hanno incitato, hanno provato a spronarci, a incoraggiarci, e poi il terzo gol ha fatto scatenare giustamente la rabbia, la delusione, l'amarezza per questa terza partita persa. Dispiace. Ha lasciato lo stadio scuro in volto al 21esimo del secondo tempo. Eccolo qui il momento, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, si prenderà una pausa di riflessione per decidere sul futuro di Ranieri, che come avete sentito non pensa alle dimissioni. Tifosi tanti, tantissimi cori a favore di José Mourinho e tanta rabbia esplosa a fine gara fuori dai cancelli dello stadio. La macchina dell'amministratore delegato Paolillo è stata presa a manate, situazione comunque subito tornata sotto controllo grazie all'immediato intervento della polizia.